Per me una scodella di cereali. Torno subito. Sei carina. Grazie. Grazie. Ne vuoi un po'? Perché hai ordinato i cereali? Perché Perché hai ordinato il tè? tu hai ordinato i cereali? Non volevo creare equivoci, non è un appuntamento. Può essere comunque un appuntamento anche se ordini i cereali. Non è un appuntamento. Come va con la tua cosa? La cosa del ballo? Bene. La tua ingiunzione restrittiva? Non la definirei la mia cosa, ma l'ingiunzione restrittiva. Tornare con Nicky lo è. Bene, sta andando bene. A parte quel piccolo incidente con il dottore. Quello dei pesi. Già. Lo so. Una cosa con i miei genitori. Ma a parte quello, sta andando bene. Sì, sta andando bene. Vorrei solo che Nicky lo sapesse in qualche modo, ma sta andando bene. In che modo? Vorrei scriverle una lettera, farle sapere che sta andando bene, sì. Io posso dare una lettera a Nicky. Davvero lo faresti? Esce spesso con mia sorella Veronica, la vedo ogni tanto, sì. Però devo farlo di nascosto da Veronica perché lei non ci tiene ad infrangere la legge, cosa che questa lettera decisamente farebbe. Sì, ma lo faresti? Devo essere un cauta, però, perché sono un po' ai ferri corti con la mia famiglia. Dovresti sapere come ho perso il lavoro, no? Come hai perso il lavoro? Ho fatto sesso con tutti quelli del mio ufficio. Tutti? Ero un po' depressa dopo la morte di Tommy. Ero in tanti. Grazie. Non parliamo. Quanti erano? 11. Wow. Lo so. Ma non è necessario parlarne, Bene. no? Posso farti un'ultima domanda? C'erano anche donne? E ti facevano fare delle cose, tipo gioco di ruolo? Ti chiedevano delle Tipo cose da fare? sedersi sulle ginocchia e dirti cosa fare. Ti dicevano loro di sederti sulle ginocchia. Se Nicky lo sapesse, non le piace quando parlo così. Mi dà del pervertito. No. A me non dispiace. E te non è vero. No. Ci sono state poi delle liti, sì, un po' fuori l'ufficio in parcheggio, nel bagno, così il capo mi ha chiamato, mi ha detto che era colpa mia, io l'ho denunciato per molestie sessuali, mi hanno mandato a casa, licenziata, sotto farmaci. Capisco. Sai, quella canzone, quando sono entrato e ho trovato mia moglie con il professore di storia in doccia, era la canzone del mio matrimonio. Ogni volta che la sento scopazzo. La sento anche quando non la suonano. Mi spiace. Sì, per questo sono sotto farmaci e me ne vergogno. So. Vabbè, ritorniamo alla lettera. Ti se tu parlassi a Nicky quando Veronica è in bagno? Sì, mi piace, si può fare. È una bella idea. Vado a scrivere subito la lettera. Scusami. Come? Sto finendo il tè, posso almeno finire il tè? Aspetta. Nicky sapeva della nostra cena. Non lo so, penso di sì.
Era un test, vero? Sì, mi è sembrato un test, sì. Lo sapevo. Era un test. Vabbè, l'ho superato. Come sono andato, su? Ha detto che eri... che eri un po' figo, sì. Un po' figo? Che vuol dire? Che vuol dire? Che eri un po' figo, un po'... Vabbè, che... in che percentuale? Beh, nonostante quello che hai, no? Quello che... Non capisco, in che percentuale lo sai, non ero figo? Ma non c'è niente di male, insomma. Che un po' quello che sei. Perché come sono? Un po' come me. Come te? Ma che, non posso essere come te, non può essere arrivata a Nicky questa cosa. Perché? Perché siamo totalmente diversi, io non sono come te, soprattutto dopo quello che mi hai raccontato. No, non può essere arrivata a Nicky questa cosa. No. Tu pensi che io sia più pazza di te? Come? Che c'entra? Siamo completamente diversi, non c'entra. Che c'è? No, tu così mi uccidi. Tu pensi veramente che io sia più pazza di te? Sta zitta. Sai che cosa ti dico? Vaffanculo l'idea di aiutarti. Sta zitta. Io non la do la lettera a Nicky. Non la do. Deve essere proprio un'idea pazza. Un'idea zitta, pazza. Basta, da una pazza. Da una cazzo di pazza vedova col marito morto e troia. Abbassa la voce. Vaffanculo. Vaffanculo a te la lettera. Vaffanculo tutto. Sei uno stronzo. Aspetta. Tiffany, aspetta.